Svolta per il Comune di Napoli, siglato in prefettura il contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico, stanziati 90 milioni di euro che serviranno per il programma di rigenerazione urbana e architettonica. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, hanno sottolineato i ministri Bonisoli e Lezzi, che hanno siglato l'intesa con il sindaco Luigi De Magistris. Ma oggi è un giorno bellissimo per Napoli. Si è fatto un lavoro eccellente di cooperazione tra la città di Napoli, la città metropolitana, la regione e il governo nazionale. E quindi ancora una volta puntiamo sul patrimonio monumentale, sulla bellezza della città, sulla cultura e sulla vivibilità. Noi abbiamo condiviso con il Comune la filosofia di fondo. Il cittadino vuole vedere le cose che cambiano, vuole vedere i lavori che vengono fatti, vuole vedere, e questo è molto importante, che i soldi che sono stati raccolti con le imposte vengono spesi, perché solo se noi spendiamo velocemente, il più velocemente possibile, questi soldi, allora possiamo ridurre le imposte. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha annunciato anche lo stanziamento di 35 milioni per il porto di Castellammare di Stabia e su Bagnoli la priorità è accompagnare il progetto di bonifica dei suoli con il programma per rendere l'area fruibile sia per i privati che per i cittadini. Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 le bonifiche saranno tutte completate. È vero che si aspetta da 25 anni, però io non ho la macchina del tempo, non posso tornare indietro. Adesso dobbiamo cominciare a pianificare parallelamente anche la questione delle infrastrutture, tutto quello che dovrà essere fatto parallelamente alle bonifiche. Intanto io volevo assicurarmi che le bonifiche partissero e mi assicurerò sempre insieme ai comitati e alle associazioni che vengano fatte per bene.